Buonasera amici e ben ritrovati dal Peter Pan di Genova Quinto. Ebbene sì, questa sera è una puntata un po' inedita, un po' diversa da tutte le altre. Non si parla di calcio, il che già è tutto dire, è trito, ritrito, se ne parla durante la settimana veramente tanto, tanto, tanto. Questa sera insomma ospiti, qua sono anche un po' preso dall'emozione perché mi tocca quasi da vicino avere degli amici che si occupano di cinema e non solo. Ve li presento subito, sto parlando di Game of Kings, la prima serie fantasy veramente importante perché medievale, autoprodotta in Liguria, infatti nasce proprio qui a Genova. Che dire, ve li presento piano piano, ma prima devo presentare colui che mi ha portato tutti questi amici, che sono tutti attori, coreografi, registi, fotografi, stunt, insomma abbiamo tutto il purpurì del nostro King, Game of Kings. Allora, hai il microfono, Dario, buonasera. E grazie. Buonasera a tutti, buonasera Roberto, grazie per averci accolto in questo tuo grazie programma. A voi, perché qui veramente... E grazie a Telegenova, insomma, Canale 18. Sì, poi sono contento perché qui sono veramente dei professionisti, dico professionisti perché si inizia col dilettantismo ma poi si arriva al professionismo. Voi mi sembra che ce la state mettendo tutta, da quanto ho capito. Sì, allora, Game of Kings è nato circa un anno fa, un po' meno di un anno fa. È un progetto veramente ambizioso perché è la prima serie, come hai detto tu, fantasy medievale autoprodotta in Liguria e nasce proprio nella città di Genova. Game of Kings è una serie di 8 episodi da circa 30 minuti cada uno, di carattere assolutamente fantasy medievale. Ci tengo a dirlo fantasy medievale perché poi sai ci sono i rievocatori storici che ci dicono ma voi di che periodo siete? Allora no, questo è un fantasy. Non c'entra niente con Game of Thrones, come molti ce lo chiedono, c'è qualche analogia con il titolo, diciamo, lo possiamo dire tranquillamente anche per strategie di marketing, eccetera. Ovviamente è un'autoproduzione, quindi ci si va poi a scontrare con quelli che sono i limiti, se vogliamo anche dirlo, di un'autoproduzione. Quindi bisogna anche stare attenti a giocare su determinate leve. E Game of Kings, il titolo, è una di queste su cui abbiamo giocato per agevolare il nostro cammino, insomma. E non poteva mancare il regista. E non poteva mancare il regista e sono veramente contento di poterlo presentare io, signore e signori, Gioele Fazzeri. Fai il presentatore. Gioele Fazzeri, buonasera. Buonasera, grazie per l'opportunità. Soggetto e sceneggiatura era Dario, però esatto, regista è Gioele Fazzeri. Esatto, allora, sì. Gioele, intanto mi hanno parlato molto bene di te prima nel backstage, chiacchieravamo, insomma tu sei un giovane emergente, un giovane regista che comunque sa il fatto suo, perché effettivamente mi hanno detto che insomma mi fido. Beh, giovane mica tanto, vabbè. Sì, vado allora aspetta, c'è il mare qua dietro, mi butto giù. Vado per i 30 anni, ne dimostro molti di meno, però insomma. Va bene. Sì, è un po', sono 7-8 anni che lavoro nel mondo del cinema indipendente, con cortometraggi, mediometraggi. L'anno scorso ho fatto il mio primo lungometraggio e quest'anno invece mi sono buttato nell'avventura di Game of Kings. Ecco, ti sei introdotto, ti sei buttato come dici, però la passione c'è, ce l'hai nata perché l'idea di fare insieme a loro appunto questi cortometraggi appunto medievali e via discorrendo. Ma innanzitutto sì, sono episodi. Mi ha contattato Luca Cevasco, che tra l'altro interpreta un bravissimo re. Adesso conosceremo. E appunto io venivo dall'esperienza filmica precedente, mi ha introdotto a questa opportunità e ho afferrato al volo questa opportunità, appunto, e anche perché mi piaceva il genere, mi piace, ho letto la sceneggiatura, mi è subito piaciuta, quindi da lì sono stato coinvolto in tutto il processo. Bene, Luca Cevasco, buonasera. Naturalmente Luca, collega radiofonico, collega televisivo, adesso me lo ritrovo anche collega come attore, addirittura il re. Buonasera, buonasera collega. È vero, noi siamo triplamente colleghi. Triplamente. TV in qualità di attore, in qualità anche radiofonica. E questa sera abbiamo anche il regista Luca Stegani, che tu conosci molto. Ciao, bene, Luca, quindi tutti i colleghi qua. Dietro le quinte. Prego Luca, prego. Qual è la domanda che non ho capito? Beh, sei il re, sei il primo re che ti presento, quindi insomma è il re. Sono il re, o re come si direbbe. Niente, il fatto di essere così coinvolti in una serie così corale è stato per me bellissimo. Il fatto anche di interpretare un ruolo da cattivo, come ogni attore sa, è un sogno che va nel cassetto, che prima o poi viene fuori. Io devo dire che è la prima volta che faccio un ruolo di un personaggio veramente cattivo, e questo è stato per me forse il completamento di un percorso, e lo dico veramente senza
senza mezzi termini. È stato un personaggio difficile, molto molto divertente, perché interpretare la cattiveria comunque ti consente da attore però di pescare dentro di te, ma di vivere veramente delle situazioni che tu hai vissuto. Adesso sarebbe troppo complicato poi entrando capire. Proprio nella parte che, insomma, sì certo, cioè, il problema è uscirne, è proprio uscire, entrare, dice, il problema è uscirne, e quindi no, è stato bellissimo, come ho detto il maestro Fazzeri, l'ho scoperto ma per un puro caso, perché è un progetto di una nostra amica che si chiama Luce Nera, di cui lei ha fatto la regia e la sceneggiatura, l'ho visto coinvolto in qualità di director, come dicono in America. Certo. Accanto a te c'è un personaggio che io conosco, perché nelle notti genovesi, insomma, ci siamo accompagnati diverse volte, non capite male, non interpretate male, ci siamo accompagnati diverse volte nelle serate, perché è da tanti anni che, insomma, collabora nelle discoteche insieme a me, e ora me lo ritrovo anche lui in questa fantastica tavolata. Sì, ciao. Ciao, buonasera, ciao. Presentati pure. Sono Enrico Salerno e anch'io sono in questa avventura qua dall'inizio, da quando abbiamo deciso di, così un giorno, non so quando era, perché non ci buttiamo in un'esperienza di fare un film, eravamo partiti con un film, e devo dire in due parole che abbiamo, credo, superato la nostra aspettativa. Questa, non pretendiamo di andare sui grandi schermi a livello. Certo, italiano, ci credevate, ma non pensavate ma di arrivare a questo. Era tanto. Più una cosa di divertimento, cioè, di gioco, di, cioè, l'idea era di fare al meglio delle nostre possibilità, ma credo che siamo andati, per me, da vedere il risultato, sono veramente orgoglioso. Ha una bella voce, Enrico, la voce anche, insomma, è una voce impostata. Non è stato doppiato. Non è stato doppiato. No, qualche pezzetto l'ho doppiato, mi usciva in genovese. Accanto a te, Enrico, presentati pure, buonasera. Ciao, sono Yuri Simonic, anch'io sono da poco nella Radio Animation, cioè quasi un anno e mezzo, e ho preso questa avventura, diciamo, come passione, come è, poi i risultati sono venuti, perché comunque ci abbiamo messo passione, ci abbiamo messo entusiasmo, eravamo più che altro una compagnia di amici, quindi ci siamo trovati veramente bene e sorpresi del successo, perché non ci aspettavamo così tanta passione, così tanto interesse verso questa cosa che noi comunque giravamo con tanta tanta passione. Io interpreto un ruolo abbastanza, sono una guardia reale, diciamo, di un regno, e faccio da spalle a Enrico, e ho trovato un personaggio abbastanza interessante, poi non vi anticipo niente, perché voglio che... Indicato nelle tue caratteristiche? Sì, potrebbe essere, sì, sì. Dicono sì, di sì, sì. Quindi ci assomiglia molto, sì, mi sono trovato abbastanza bene. Importante anche che ti ha scelto. Bene, tra l'altro 2 settimane, fatto veramente sfracelli perché è tutto esaurito, 2 martedì, quindi questo, insomma, è anche motivo di orgoglio per voi, quindi per proseguire, perché se ci sono queste soddisfazioni vuol dire che proprio è un bel prodotto, diciamolo. Vero Dario? Sì, allora siamo usciti con le anteprime a Genova, abbiamo proiettato Game of Kings al Multisala America e abbiamo fatto 2 sold out da 400 persone circa, diciamolo, quindi, diciamolo pure, diciamolo. E poi è bello dire quasi mille persone, perché dietro 800 e a Genova quasi 1000 persone non sono di poche, di martedì sera con Champion, con serate che i giovinovesi, esatto, non escono, paganti, esatto. Esatto. Accanto al regista c'è il secondo re, giusto? Sì, esatto, io non sono... l'ho fatto bene, prego. Io sono Maurizio Bonanno, faccio uno dei due re, perlomeno i due re che si vedono all'inizio, perché poi in realtà ce ne saranno altri. Il re Brizzolato. Eh? Il re Brizzolato. Il re Brizzolato è l'unico re con la regina. Con la regina. No, questo è importante. Io non ho capito perché a me hanno dato una regina. Bene. Non ho chiesto, però mi è stata assegnata. Per cui... E cerco di portare avanti... il mio regno è un personaggio un po' particolare, perché all'inizio comunque mi hanno detto viene amato e poi successivamente odiato, ma non vi posso dire altro, questo lo scoprirete al cinema. Chiaro. Accanto a te c'è un maestro di, se non erro, jiu-jitsu, giusto? No, taekwondo. Ho già subito fatto taekwondo. L'ho presentato sabato scorso, però anche io perdo, devo fare tante di quelle cose che taekwondo, maestro di taekwondo, però versione anche attore. Anche attore, però posso. Io sono Emanuele Tonoli e come posso dire,
Con Dario abbiamo iniziato il percorso con la DNA Animation, con le prime cene me ne vale con delitto. Infatti DNA Animation vuol dire Dario ed Emmanuel Animazioni, proprio come inizio di tutto questo progetto, per arrivare a questo grande progetto in cui Dario è l'autore, diciamo, di cui ha scritto tutto. E poi vabbè, piano piano abbiamo anche avuto la possibilità di trovare persone veramente valide in cui, diciamo, credere in questo grande progetto. E io come attore, diciamo, posso dire che ho fatto il jolly, diciamo che è una parte in cui si crea, diciamo, un personaggio, anzi diversi personaggi, dove, diciamo, ci si può trovare al meglio delle possibilità. Diciamo che Emanuele ha aiutato. Scusa se ti interrompo, Emanuele. Ci tenevo a precisare che hai aiutato veramente a 360 gradi sul set, perché lui ha fatto lo stunt, ha fatto l'attore, poi lui per umiltà magari non dice tutto. È uno sportivo. Ha fatto, l'altro è stato assolutamente indispensabile nell'allenamento, perché oltre al nostro maestro d'armi, certo, che abbiamo, Davide Righini, Emanuele è un ragazzo di esperienza nelle arti marziali. E poi vedremo nei secondi blocchi. Quindi, esatto, poi parlerà anche di quello. E inoltre ha aiutato anche proprio come attrezzista, perché, certo, è stato veramente e devo fargli i complimenti davanti, certo, davanti quando a si tutti. Ha la passione. Grazie anche a Dario, e questa è la forza DNA Animation. Bene. Allora, non poteva mancare in questo primo blocco, in questa tranche di amici, una bella signorina. Buonasera. Grazie, buonasera. Presentati e ruolo. Grazie. Sì, allora, io sono Federica Lugaro e volevo dire solo una cosina, che sono entrata da pochissimo in questa compagnia e sono davvero molto contenta, perché i ragazzi sono molto uniti, hanno un sacco di idee e le mettono in pratica, poi non come la maggior parte delle compagnie che vabbè. E io in questa serie sono una sciamana, è un ruolo particolare, non l'avevo mai fatto anche lì, diciamo poco, perché devo andare a vedere. Sì, sì, poco, sì, giusto, esatto, tanto per lasciare, esatto, dubbi, sai, esatto, le persone. E sì, è un personaggio particolare, molto ermetico, però ti si addice. Mi si addice, sì, direi di sì. Bene. Allora, Dario, prima di chiudere il primo, sì, blocco, perché chi c'è dietro a un progetto così ambizioso? Allora, chi c'è dietro? C'è la D Animation, che funge in questo caso da casa di produzione, perché è un'associazione culturale, la D Animation, che non fa solo Game of Kings, ma sono da circa 10 anni che lavora per curare la passione e la dedizione per lo spettacolo, la cultura, la recitazione, il combattimento scenico. Insomma, ci sono tutti questi ragazzi che vengono in The Animation proprio per portare avanti questo percorso di crescita. La The Animation fa ghost tour, fa spettacoli di piazza, cene medievali con delitto. Quindi, ricordo che siamo la compagnia che detiene il record della Liguria, con 220 commensali sul galeone Nettuno del Porto Antico. Certo. Insomma, Game of Kings è stato un po'... Andiamo in pubblicità, abbiamo ancora tantissimo da dire, ci vediamo subito dopo. No. Ben rientrati, insomma, come abbiamo detto anticipatamente, o quantomeno nel primo blocco, che questa sera Telegenova ha invitato veramente un gruppo di amici, ma non solo un gruppo di amici, perché realmente sono diventati direi totalmente dei professionisti. Parliamo di Game of Kings, infatti Dario prima ha presentato tutti i suoi, diciamo, colleghi, ma ancora parecchie cose da dire, perché per esempio chi l'ha scritta e come avete ideato, creato questo team, diciamo. Sì, allora l'autore sono io, e non sono solo l'autore di Game of Kings, io scrivo per la D Animation da appunto quasi 10 anni, pubblico anche libri e ne parleremo anche dopo. Ti abbiamo lasciato con un furgoncino con gli integratori. Esatto, e mi hai ritrovato sceneggiatore, autore. Bene. Sì, allora, Game of Kings è nato appunto da un'idea della The Animation, da due parole, come diceva Enrico prima, no? Che poi le due parole si possono
riassumere in Dario scrivi, perché io ho scritto anche un articolo su questo, mi ricordo che quando è nata l'idea, poi tutti i ragazzi mi dicevano Dario scrivi, io ho scritto il mio 250esimo copione quest'anno per spettacoli, cene con delitto eccetera, ho raggiunto diciamo un numero abbastanza importante. E poi mi spieghi importante. La tua giornata, tipo devi anche dormire, come fai a dividere queste cose? Questa è una domanda che più passa il tempo più mi viene fatta. Ma la teniamo per dopo, cioè, perché forse non sa neanche rispondere te, prego. Esatto. E quindi ho scritto Game of Kings, ovviamente ho chiesto ai ragazzi di darmi degli spunti e poi ho buttato giù una sceneggiatura. Mentre scrivevo questa sceneggiatura, questa è una curiosità che è carina da raccontare, mi sono talmente fatto prendere da questa cosa, dalla penna, no? Poi come si dice, dalla penna di quello che si fa, che non riuscivo a smettere, Roberto. Sono arrivato ad un certo punto che io non potevo neanche andare a cena perché dovevo sapere come andava a finire Game of Kings e lo scrivevo io. Cioè, questa è una curiosità abbastanza, quindi insomma è una passione, io lo faccio da tanto tempo, mi piace tantissimo scrivere e finché riuscirò a farlo continuerò. Parliamo dei punti, anche perché è importante, perché poi voglio parlare anche con Luca della dizione, della recitazione, perché qui tanti si improvvisano, sappiamo benissimo che anche a livello nazionale tutti possono fare cinema, ma non è proprio così, perché ci vuole una scuola. Anch'io ho fatto parecchie fiction, insomma ho fatto parte di tante diciamo scenografie e di tanti film, però mi rendo conto che per andare avanti bisogna studiare dizione e recitazione. Qui Luca può dire che realmente quanto è importante questo. Beh sì, è chiaro che la dizione è un aspetto puramente tecnico, un aspetto puramente formativo, ed è un aspetto importante in quanto allora, a noi ha giocato una parte fondamentale contro, che è stato il tempo. Chiaramente noi siamo un'associazione in cui non sono tutti attori, molti ragazzi sono molto più bravi a combattere, molti ragazzi avevano recitato in Cene con delitto, cose certo. Con cui ci esibiamo, eccetera. Però non tutti avevano lo stesso livello recitativo. Quello che ho cercato di fare io, anche con Maurizio Bonanno, con Rosangela Rivituso, che fa la parte della regina, che chiaro. È stata... oltre che un'ottima attrice anche una grande formatrice, è quello di portare i ragazzi compatibilmente a un livello più o meno univoco per tutti. È chiaro che non è facile ed è chiaro che il tempo ci ha giocato contro. Ricordiamo, signori, che questa serie è stata girata in 3 mesi esatti, più 2 mesi di post produzione, quindi un record. Tu hai detto una cosa giusta, bisognerebbe non improvvisare, non improvvisare. Quanto meno capire quale potrebbe essere il ruolo che più ti dice, nel senso, sì. Cioè non è che tutto vogliamo far tutti, ci sono delle persone più indicate, diciamo, dei personaggi, su dei personaggi. Esatto, per questo esistono i famosi caratteri, che in America vincono gli Oscar, in Italia no. Sì, bravo, caratterista è importantissimo. Su caratterista non devi lavorare, il caratterista è quello, è così. Ne so qualcosa. Ne sai qualcosa? Giuro che non era... No, non era allusivo, comunque. No, però invece c'è il primo attore su quale devi lavorare. Certo. Cioè il coprotagonista sul quale devi lavorare. Certo. Andiamo ai punti. Scenografia. Allora, la scenografia, passiamo subito il microfono alla signorina, mi sembra, se non erro, parliamo in di arte, Crieco. 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 In arte, In arte, sì. Perché buonasera, Cristina. Buonasera, il mio vero nome è Cristina Peruzzi, però mi faccio chiamare Peruzzi. Mio cognato è il proprietario di Peruzzi di Bogliasco, conosci? No. Famosissimo, Peruzzi di Bogliasco, è un noto bar, caffetteria. Prego. Il nostro lavoro è stato facile e difficile allo stesso tempo, perché abbiamo dovuto trasformare location moderne in qualcosa di fantasy medievale. Quindi è più difficile. Alcune location erano più adatte rispetto ad altre, però ci siamo dovuti scontrare con la modernità e non finire nell'errore di mettere in scena un oggetto troppo contemporaneo per poi appunto uscire da... Però è una bella esperienza che fa bagaglio, molto, molto bella esperienza, assolutamente sì. Noi ne arriviamo da esperienze anche di altri set, noi facciamo scenografie anche per film, per teatro. Quindi eravamo un po' più preparati a quello che ci aspettava il set. E è stata comunque un'esperienza stupenda, meravigliosa, e non vediamo l'ora di riprendere le di riprese. Di bissare anche. Assolutamente certo, sì. Certo. Bene. Sì. Make-up è qua. Buonasera signorina. Valentina, buonasera. Buonasera. Quanto è importante il make-up? Perché so che ha veramente un'importanza appunto, riguardo alle produzioni. Ecco. Certamente,
Intanto la cosa più difficile è stato cercare di rendere il make-up più credibile possibile con un'ambientazione del genere, nel senso parliamo sempre di un medieval fantasy. Quindi comunque ho cercato di rendere più credibile possibile anche semplicemente il trucco delle comparse, che dovevano essere villici, separandoli comunque da identità ben definite come quelle dei re e delle regine, ovviamente, che contraddistinguono appunto questo film. Quindi è motivo di studio tutti i giorni, cercare di trovare appunto il giusto... Assolutamente, assolutamente. Un po' di ispirazione la traevo dai film e chiaro, comunque un po' dalla mia immaginazione, che fa sempre ovviamente parte dell'intimo di una make-up. Certo, certo. Grazie. Andiamo avanti con l'addizione, vabbè, abbiamo detto con te, gli attori e l'istante. L'istante, certo, che sono... diversi. No, volevo solo fare un comportamento sull'audizione. Noi parliamo di audizione che non è soltanto dire bene o cielo, o sì, no, wow, e dire anche, cioè è proprio tutto il discorso della recitazione, il modo di far suonare le parole, cioè la parola è musica. Ecco, volevo chiederti una cosa, perché io ho fatto parecchi, come dicevo, parecchi, ho fatto parte di parecchi film, il genovese è penalizzante nel cinema, perché è comico? Beh, no, perché il cinema parla romano. Romano, un po' siciliano, a volte meridionale, però. Sì, sì, sì. Il genovese è penalizzante. Il gabibbo ci ha rovinato. Sì, ma soprattutto è un dialetto riconoscibile, molto poco imitabile. Sì, sì, sì. Quindi quello che non è imitabile dà fastidio. Però poi è più comico, perché in questo caso, certo, nei ruoli che ho fatto io, killer, detenuto, spacciatore, boia. Esatto. Il ligure, il genovese, niente, forse. Esatto. Anche se esistono spacciatori. Esistono, esistono anche lì, sì, certo. Bene, andiamo avanti, perché poi abbiamo gli stuntman. È qua, è qua. Grande personaggio, grande amico, grande sportivo, che io poi lo rivedrò prossima stagione nel 2019 su un palco, perché è amante della cultura fisica del bodybuilding. Buonasera. Buonasera. Presentati pure. Io sono Davide Reghini, oltre che essere un atleta di molti sport, ho comunque sia raggiunto, grazie a Dario, diciamo la nomina anche di stunt coordinator, perché avendo avuto un bagaglio di esperienze sia comunque sia a livello di atletica, a livello di combattimento, anche a livello di fisicamente sportivo palestre, ho fatto degli studi apposta per anche riuscire a cadere meglio, rendere le cose che possono sembrare violente non violente su un set, ovvero è brutto vedere in un film un pugno dato male, certo, è brutto vedere una spadata che finisce male o che va liscia, cioè c'è una precisione, diciamo, proprio a livelli mai visti, sì, precisissima su tutto quello. Sì, sì, io ne ho conosciuti diversi, stuntman appunto nel cinema, dove posso garantire che fuoco, cose varie, sono ruoli molto importanti e anche rischiosi. Sì, sì, infatti noi ci curiamo soprattutto di quanto riguarda i combattimenti, che vengono fatti in totale sicurezza. Quindi ciò che vedete che può sembrare violento nei film assolutamente poi non lo è, perché è studiato proprio nei minimi particolari, in modo di maniera che tutti siano al sicuro. E comunque sia stata una grandissima esperienza anche per me, perché oltre che far parte di questa, diciamo, di Animation, che è una famiglia bellissima piena di amici, e ringrazio tutti, perché è da dire, sono tutte persone fantastiche, intelligenti e preparate su tutto e ci adattiamo molto. E poi comunque sia sono felice perché ho fatto anche parte di questo film e ho fatto un ruolo abbastanza importante, certo, che non mi sto neanche a spoilerare, sì, perché sì, è un po' un segreto, si scoprirà alla fine, okay, chi sono io veramente. Bene, e basta. Grazie. Posso offrirmi, con chi devo parlare per il casting? Dopo quante... No, andiamo a conoscere quanto. Ecco qua, buonasera, ciao, presentati. Ciao, ciao a tutti, sono Matteo Arienti e sono un attore di Game of Kings. Faccio, diciamo, il lavoro sporco per il nostro amato re qui alla mia destra, e sono un mercenario, sono un secondo cattivo del film. È importante la barba che porti? Beh, diciamo, medievale diciamo che l'aspetto mi aiuta nel mio ruolo. È un bel volto medievale. Grazie mille. Bene, andiamo avanti a conoscere anche un altro barbone. Un barbone, eccolo qua. Buonasera, ciao, presentati. Buonasera a tutti, sono Gianluca Messina. Buonasera, Gianluca, ti occupi? Mi sono occupato assieme a Cristina della scenografia e delle location, ma cosa che non ha detto lei, entrambi abbiamo recitato anche. Abbiamo recitato, siamo stati dietro anche a Gioele, al maestro, per dargli una mano a 360 gradi durante le riprese, appunto perché, come diceva prima, abbiamo già qualche esperienza sui set. La mia parte
per la barba forse si può un po' intuire. Non sono il cattivo come Matteo, ma sono un frate. Un frate di una contea. Hai detto bene, si addice proprio la parte, eh? Direi di sì, direi. Questa barba così, per l'amor di Dio, ci mancherebbe ancora, ognuno di noi. Va bene, grazie. Poi, caro amico, qua, eccoti qua, perché qua quanto sono importanti in una produzione cinematografica, in questo caso come la vostra, le musiche e le colonne sonore, perché fanno parte veramente di qualcosa di importante. Direi almeno un 80%, sì, direi di sì, perché la musica sbagliata su una scena... Per esempio d'azione, se ci metti la musica sbagliata, quella scena d'azione diventa quasi comica. Io sono sempre appassionato di film di una volta western, perché le colonne sonore di allora sono stupende, assolutamente. I film di Sergio Leone insegnano in quello. Qui ho cercato di fare una musica abbastanza dinamica e più sinuosa, tra virgolette, come piace dire a me, cioè che segue anche in sottotono varie scene di dialogo per poi esplodere in, diciamo... Certo, nelle scene d'azione più concitate. Anche per te, nello sviluppo del tuo lavoro, non è facile cercare di trovare una musica adatta. Assolutamente, perché chiaramente no. È dispendio, insomma, Penso che la musica, per il mio processo creativo, è la parte assolutamente più difficile da fare, quella che non mi fa dormire la notte praticamente. E in questo caso abbiamo avuto poco tempo, ora forse l'anno prossimo saremo un po' più tranquilli da quel punto di vista per curarla ancora meglio, ma diciamo che in definitiva sono soddisfatto, ecco, però insomma faremo molto meglio anche per i prossimi episodi. Grazie e complimenti. Dario, location? Sì, allora, location sicuramente questo progetto valorizza tantissimo la nostra città che è Genova e la Liguria, perché abbiamo utilizzato le location storiche di questa città, dalla taverna storica degli Alabardieri al complesso museale di Santa Maria di Castello. Si presta a questa città? Si presta tantissimo, le colline del Righi, piuttosto che... Forti. Insomma, è la città giusta per un progetto come questo. Chissà come mai Luca Stegani, quando si parla di Colline del Righi, mi stoppa. Conosci molto bene, ci vediamo subito. Ben entrati, per tutti coloro che si fossero sintonizzati, ora stiamo parlando di cinema, stiamo parlando di, insomma, Game of Kings, la prima serie fantasy medievale autoprodotta in Liguria, che nasce proprio qui a Genova. Parecchi personaggi, insomma, hanno ruotato qua questa sera con noi per quel che riguarda appunto la presentazione dei loro ruoli, che sono veramente molteplici, ma devo dire una cosa, nelle curiosità c'è anche che Telegenova ha scelto voi, nel senso, quando andrete in onda? Esatto, allora intanto ringraziamo pubblicamente Telegenova, perché appunto sarà l'emittente televisiva che avrà Game of Kings sulla propria programmazione, quindi a partire dal 31 di ottobre per 4 mercoledì alle 19:30 i 4 episodi di Game of Kings, che ricordo i primi 4 episodi di Game of Kings, perché noi quest'anno abbiamo prodotto la prima parte, la seconda parte sarà prodotta l'anno prossimo e avrà lo stesso percorso di quest'anno per... come è stata, diciamo, per la prima, ovvero vengono prodotti 4 episodi, vengono presentati nei cinema della Liguria. Ecco perché ho detto cinema, perché effettivamente nei cinema della Liguria, anche importanti, esatto, siete stati e avete fatto anche un grande successo. Esatto, e la cosa bella è che al cinema è possibile vedere i 4 episodi tutti in fila, quindi dal primo al quarto, e insomma sono non 100, ci si può distrarre minuti. Un attimo no, sono 100 minuti 100 di film minuti. E direi bene. Insomma è impegnativo. E dopodiché, quindi, abbiamo detto cinema, poi passiamo alla TV, Telegenova, e dopo che l'episodio sarà uscito sul canale 18, appunto, sarà pubblicato su YouTube e la serie diventerà a tutti gli effetti una web serie. Questo è importante perché questo, diciamo, questo atterraggio sul web ci permette sì di infilarci nella giungla, però ci permette di avere il pass per poterci iscrivere ai festival e ai concorsi per web serie, ed è quello poi a cui noi puntiamo per cercare di portare la serie anche oltre confine Ligure. Ecco, regista, volevo parlare un attimo con te, poi ritorno a loro. Quanto è difficile chiaramente cercare di lavorare con tutti? Insomma, ci vuole molta concentrazione, a volte si è anche un pochettino, un po' non severi, però bisogna capire un attimo, perché non ci si può, diciamo, non si può perdere tempo. Esatto, devi rimanere molto concentrato. Esatto, pezzo, perché... E insomma, in questo devo dire anche grazie alla DNE, perché ho trovato un gruppo che si è fidata alla cieca, perché non mi conosceva nessuno praticamente, a parte Luca,
si è fidata di quello che, diciamo, ordinavo, tra virgolette. Io poi non amo usare la severità, sono un uomo, un ragazzo molto tranquillo. Però mi hanno detto che sei esigente, cosa molto importante. Ma più che altro su me stesso, sulle mie riprese, sulle musiche. Sì, sono, sì, sì. Diciamo che non mi accontento, ecco, e cerco di fare il meglio. Poi perché vedere un buon prodotto, quello è il nostro obiettivo. Ecco, hai riscontrato tra tutto il team, tutto il tuo team che, diciamo, ti contorna, hai riscontrato dei ragazzi che hanno veramente stoffa, o quantomeno hanno veramente, sì, delle potenzialità. Allora, dalla parte attoriale, sì, sicuramente 4-5 personaggi sono molto validi, e poi la scenografia mi ha aiutato tantissimo, sono rimasto molto colpito dalla loro professionalità, come tutti del resto, però loro in particolare, anche perché hanno avuto già esperienza, quindi Cristina, Gianluca, e insomma, comunque sono soddisfatto di aver trovato uno staff incredibilmente professionale, che è una cosa rarissima in Liguria. Luca, quanto si lavora durante una giornata quando, diciamo, si fanno queste cose? Beh, noi abbiamo, diciamo, concentrato il lavoro nei weekend, vuol dire che sabato e la domenica dedicavamo almeno 10 ore, insomma, 10 ore quando andava bene. E di weekend perché molti di noi hanno impegni lavorativi diversi dall'arte, perché si mangia anche con altro. Chiaro, chiaro. E quindi, infatti, ti dico, a volte adesso a priori mi stupisco di quanto siamo riusciti a fare veramente in così poco tempo. Perché davvero si arrivava sul set, a volte, lo dico veramente, con le scene ancora da provare, ma non perché non ci fosse cattivo, tutto di corsa, perché era di corsa, certo. A volte si mettevano a punto gli ultimi appigli sul set, appunto. Come dicevi te, bisogna mangiare con altro, perché sennò ci fosse stata la possibilità, sì, di farlo solo con questo, allora, esatto, la giornata sarebbe stata diversa. No, volevo solo dirti una cosa, temo di non aver una curiosità. Allora, la serie sbarca sul web con un contributo importante, c'è una voce importante che è la voce di Christian Jansante, che sarà il filo conduttore famosissimo, voce di Bradley Cooper, di molti attori. Christian Bale, voce di Fox, scusate se cito la concorrenza, di Radio 24, eccetera. Christian Bale, certo. E, essendo mio amico, ci ha onorato di questa. Ci farei i cappelli, farei i titoli degli episodi, certo. Quindi è un grande regalo. Enrico, hai mai pensato di dare la tua voce anche a livello nazionale a questi personaggi? Perché parliamo di fantasy, ma possiamo parlare anche di cartoni animati, di roba del genere. Sì. Ridi, perché ridi? Un primo attore. Non sarebbe mica male, no? Un primo attore. Non ci ho mai pensato, sinceramente, proprio mai. Io non mi accorgo di avere una voce particolare, però in molti me lo dicono. Te lo dice uno che fa televisione, o può dire anche uno che fa radio, non è che... Bene, no, 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 non c'ho, sinceramente, sì, sì. Non ci ho mai pensato, e boh, chissà. Però accanto a te c'è uno che di voce ne sa, il signor Riccardo. Ciao, signor. Ciao Riccardo. Ciao Riccardo. Buonasera. Cuor di leone, prego. Buonasera, sono Riccardo Musso, attore anche io. La prima esperienza in The Animation, entrato da poco anch'io, grazie al nostro ben amato re Luca Cevasco. Io sono. Stegani, voce impostata questa, vera, cioè, originale proprio. Prego, prego. Un po' di anni di te. Prego, prego. Io sono Byron Farkas, guardia reale di uno dei regni, miglior amico del nostro autore e protagonista, uno dei tanti protagonisti, Dario Rigliaco. E questa serie per me è stata la prima esperienza a livello al di fuori teatrale. Io non ho mai fatto esperienze di questo tipo, e per me mi auguro che sia un gran bel trampolino di lancio. Ringrazio Luca per avermi introdotto in questo bellissimo mondo, in questa, posso dire, famiglia, perché alla fine la The Animation, oltre che un'associazione, è anche qualcosa di più. Entri veramente in un ambiente familiare. Complimenti, devo dire che tantissimi di loro non hanno la cocina genovese, quella che ho io, quindi devo dire che come dizione Luca Cevasco ha inquadrato, ha lavorato bene. Come ci si sente in versione re? Ma in versione re ci si sente bene, cioè un re è chiaro che si deve sentire bene, governa. Il mio personaggio è un po' particolare, no? Perché inizia, allora, il gioco dei re. Sveliamo. Sì. il gioco dei re praticamente è una lotta, no? Di questi regni,
che si contendono questo famoso contratto, questo si può dire, no? Diciamo che. E il, in quel momento io farò di tutto, per cui sarò un re, un personaggio che all'inizio comunque sarà molto amato, perlomeno questo mi è stato detto da chi ha visto il film, sì. Mi hanno detto fino a un certo punto ti ho amato, oltre non ti sopportavo più, per cui è sempre così. Esatto, è un personaggio che si trasforma e si fa odiare. E si fa odiare, ma se è odiato allora vuol dire che ho recitato bene, certo. Nel senso, perché ho raggiunto l'obiettivo. Bene, bene. Allora, diciamo che noi siamo in prima serata di venerdì sera, però gli appuntamenti da non perdere sono da mercoledì 31 ottobre per 4 mercoledì, giusto? Esattamente, per 4 mercoledì alle 19.30 su canale 18. E non perdete l'appuntamento, perché mercoledì sarà un prefestivo, quindi alle 19.30 tutti a casa, dopo gli uffici, dopo il lavoro, a mangiare davanti, appunto, davanti a loro, esatto, perché esatto. Vi divertirete, oltre che impegnerete la mente, la vista e tutto quanto, però... Vi divertirete. Eh beh, certo, io me lo auguro. Una cosa importante, Game of Kings non è un progetto chiuso alla The Animation, ma è un progetto apertissimo a chi avesse la voglia di candidarsi per un posto, magari come comparsa, figurante speciale, stunt. Io arrivo. Noi faremo dei casting a gennaio del 2019, dove sceglieremo i nuovi personaggi che appunto serviranno per poter completare la serie con gli episodi 5, 6, 7, 8 e insomma i nostri responsabili del cast, Luca Cevasco, Maurizio Bonanno, Rosangela Rivituso, eccetera, insieme al regista Gioele Fazzi, insieme a me, sceglieremo i volti migliori e i talenti migliori da inserire nella squadra. E io in un film con Gabriel Garco e Emanuele Arcuri mi hanno fatto fare il capo degli Zilgari, mi hanno messo anche i capelli, basettoni, devo dire, così almeno so. Esatto, almeno. Allora, volevo dirvi appunto, parliamo anche degli episodi futuri, come e quando, dove avverranno, quando avverranno. Beh, allora, inizieremo appunto nel 2019, quindi i casting avverranno a gennaio, si completerà la squadra con i pezzi mancanti del puzzle, dopodiché noi ci prenderemo ancora un mese per ultimare il nostro progetto, il nostro piano in tutti i suoi dettagli e da marzo inizieremo le riprese, quindi i set cinematografici. Le riprese secondo il nostro piano dureranno circa 4 mesi e andranno a completare la serie fino all'episodio 8, quindi Game of Kings serie 1 verrà completata a tutti gli effetti nel 2019. Ecco, dove vi radunate? Dove vi vedete? Dove, insomma, c'è una sede, un posto dove... Sì, allora, noi ci raduniamo il lunedì sera in Vico delle Carabaghe, dove abbiamo appunto una sede associati a un'associazione che si chiama Mangano. E esattamente Vico delle Carabaghe, diciamo. E rimane da Porta Soprana, esatto, Genova, quindi centro storico. Okay, parliamo del centro storico. E noi ci prepariamo tutti i lunedì sera per quanto riguarda dizione e recitazione. Invece per quanto riguarda la parte fisica, in questo momento ci stiamo allenando presso la Transition Club di San Fruttuoso, via Cellini, è una palestra del nostro amico Francesco e sì, Lucille, sì. E Lucille, li ringraziamo perché, l'ex millennium, insomma, esatto, tutti i mercoledì sera chi volesse provare la disciplina del combat show con noi e con Davide Arrighini può presentarsi dalle 21 alle 23. Bene. Alla Transition Performance. Il regista, cosa ne pensi di una figura come Roberto Colangeli in arte? Ti teniamo nella lista. Sì, potrei fare, insomma, far parte, certo, di questo, certo, gruppo, che devo dire la verità, ora in una puntata così... Anche perché, ti dico, ne avremo bisogno di folle vagonate di gente per i prossimi episodi, perché ci sono delle scene molto complesse. No, la cosa che mi fa molto piacere... Beh, questo per la mia gioia che dovrò coordinare. La cosa che tutto mi fa molto piacere è che una puntata come questa, magari ce ne fossero tante altre, magari, perché... parlate proprio bene, insomma, si parla di argomenti importanti e, insomma, e poi mi potete anche insegnare, devo dire, tante cose come edizione, recitazione, insomma, regia, insomma, è importante. Questo è un bel gruppo e sono contento di avervi conosciuto e magari, che ne so, a farne parte prossimamente in futuro. Prego. Grazie, grazie mille a te. E quindi andiamo avanti perché sì. Enrico, un po' mi stupisce Enrico, perché in questa versione qua vi posso assicurare che è anche abbastanza... una bella immagine davanti a una discoteca, una curiosità, cosa mi manca? Sì, no, beh, qualche aneddoto. Già le serie che vanno in onda abbiamo qualche personaggio importante, magari non famoso come te, no, che ha un'esperienza del genere, però abbiamo un personaggio che è Andrea Grifoni,
che lo salutiamo. Andrea, c'è un grande nome, ma non un grande cognome per quel che mi riguarda. Prego. E tra l'altro ha fatto da, correggimi perché ora non mi ricordo a livello del testimonian italiano del, del videogame God of War, ok, no, gioco la PlayStation ma non ho mai giocato a quello, quindi... Beh, però tanti lo sanno che cioè, gioca. In molti lo sanno, voglio dire, è un, giovane. È un bel personaggio averlo anche, un bel onore averlo nel cast. E magari prossimamente lo inviteremo qua. Sì. E per le prossime serie, spero, mi ha già detto di sì che viene, potremo avere un attore anche a livello internazionale. Stop. Come sai fare tu? Lancia la pubblicità, Tore. Sì? Vai. Ve la lancio. Pubblicità. Ben entrati, Telegenova, insomma, una pizza in compagnia dal Peter Pan di Genova Quinto, come vi dicevo prima, un susseguirsi di ospiti ogni mercoledì sera, però noi registriamo e andiamo in onda, tanto lo diciamo, il venerdì alle 21. E quindi questa sera sono ospiti dei cavalieri, come li posso chiamare? I re. Le regine, insomma, Game of King, la prima serie fantasy medievale, importantissima perché è autoprodotta in Liguria, tutti sono liguri, nasce a Genova, quindi motivo d'orgoglio per noi liguri, spesso criticati per quel che riguarda altre cose, parlare di una cosa importante che mi accomuna anche a me. Allora, parliamo di social, perché i social sono fondamentali, perché ormai la tecnologia avanza, caro Luca, e quindi bisogna anche dare un po' di notizie ai nostri amici. Ormai se non sei social non sei nessuno. Esatto. Noi abbiamo diversi canali sui quali ci potete seguire, che sono la D&E Animation, scritto D e commerciale E Animation, lo diciamo come si scrive, esatto. Perché questa è la pagina Facebook, Game of Kings, Game of Kings, gioco dei re, cena medievale con delitto, e poi su Instagram, giusto? GOK The Series, GOK che è l'acronimo di Game of Kings, GOK The Series. Questi tre personaggi dietro di me che sono? Canale YouTube di Animation, queste tre brutte facce. Ah, siamo. Questa è una cosa che una curiosità importante, vorrei ringraziare pubblicamente Marcus Ravaglia che è il nostro fumettista che ha appunto lavorato volontariamente per Game of Kings, è rimasto affascinato dal progetto e questi sono i suoi disegni, è uno dei suoi disegni. In questa immagine, in questa illustrazione ci sono i tre re che compaiono nei primi quattro episodi, quindi re Avram, Laja Lagostin di Winrel, re Drakkar del Regno del Nord, Obroth, e il re Aaron Tauber. Bene, che è Luca Cevallo. Lo sto ricordato io, hai visto? Vedi, già un punto in più. C'è qualcuno che ti definisce il simpaticone della compagnia, poi quando bevi qualche birra ancora di più, è vero? Eh no, perché c'è anche questo in un team. Sì, nel team ci può stare, cioè il divertimento, l'essere amici e... Beh, l'allegria non deve l'allegria mai mancare. L'allegria infatti non deve mancare. Ma troppo. Maestro, prego, maestro. E direi questo... Questo film è molto molto bello, cioè è un progetto che ormai dopo tanti anni si è concluso, diciamo consolidato. No, concluso in senso che comunque è arrivato, diciamo, al fine, diciamo, di quello che noi abbiamo iniziato. Io e Dario abbiamo iniziato con le animazioni medievali, soprattutto cene medievali con delitto e basta, non... E si va avanti con questo. Si va avanti. Enrico, eccoci. Hai capito tutto quello che ha detto lui? Quello che ha detto Emanuele è chiarissimo. Non è che ci mettete chiaro. I sottotitoli, no? Dillo con parole. Abbiamo finito l'inizio. Allora, torniamo a parlare un attimo con il frate, con il prete, perché insomma non è che il tuo ruolo in questa, diciamo, come la possiamo definire? Proprio come si dice in termine, questa, dimmi, aiutami, non è perché ci sono le fiction, ci sono, come si dice, è una, dimmi. È difficile anche per noi, nel senso che è un progetto cross mediale, quindi appunto cinema, TV, web, non è di facile definizione. Va bene, diciamo una serie. Allora, in questa serie tu fai il prete, giusto? Faccio esatto. Però il altri frate ruoli cosa hai fatto?
in passato? Durante altri ruoli in passato, io assieme a Cristina ormai sono un anno e mezzo quasi. Sì, citiamo qualche ruolo, perché facciamo comunque parte della D-Animation, abbiamo avuto la fortuna di entrare in questo fantastico gruppo che ci permette di giocare, divertirci. Cosa hai fatto oltre al prete? Ho fatto lo sciamano al Ghost Tour di San Lorenzo quest'estate. Poi sono troppi. Il pirata sul galeone, per ricordare la cena di record. A proposito di Ghost Tour, approfittiamone per ricordare ai telespettatori che il 31 ottobre ci sarà il Ghost Tour appunto a Genova con tutte le compagnie, e noi saremo al Porto Antico con le torture del boia di Piazza Cavour e le spade infuocate con, e poi alle 19.30 su Telegenova, assolutamente sì. Prima su Telegenova, esatto. Poi dopo, esatto, fino a mezzanotte. Te si può, si bene, può bene. Venire a vedere. Scusa, come ti chiami? Non mi ricordo più. C'hai tanta barba, però. No, tu. Hai tanta barba, ma anche tanti capelli. Quanti anni hai? Io ho 25 anni. Ah, sì. C'è tempo. Sì, sì, no, sembro più vecchio, ma sono giovane. No, ma questa barba che inganna, devo dire, siete tutti più giovani. 25 anni. Cioè, la ragazza di Cristina dice: beato a te. Ma tu ne avrai 20. Ma ci sono attori anche più giovani di me. Sì. Vabbè, 25 anni c'è l'età di mia figlia. Potresti essere mio figlio, anche se non si direbbe. O ne dimostro meno io. No, guarda. I capelli mio padre li manca. Va bene, ci sta. Senti, ti affascina molto, diciamo, questo ambiente, stare con questi ragazzi? Assolutamente sì, perché allora io sono entrato ad agosto dell'anno scorso e mi sono trovato subito bene, perché come dicono tutti è una famiglia, un gruppo di amici. E poi soprattutto perché io sono appassionato proprio del mondo medievale, del fantasy, veramente sono veramente appassionato. Bene, assolutamente, allora, sì. Lasciamo un po' per un attimo, poi ci saranno i saluti finali, la presentazione, insomma, i ruoli di questi ragazzi, che siete veramente tanti, registi dicendo, perché voglio tornare con Dario. Con Dario voglio parlare di un'iniziativa bellissima che tu hai fatto. Parliamo della scrittura di un libro, Il Ponte degli Angeli. Sì, allora, premetto che io ho pubblicato diversi libri, questa è la mia quarta pubblicazione, e questa volta ho voluto fare un qualcosa per beneficenza. Questo libro, più che un libro, è un'opera che deve essere capita, perché è un messaggio. Tutti sappiamo quello che è successo a Genova, la tragedia del Ponte Morandi ha colpito tutti. E io, a modo mio, ho voluto passare sopra le polemiche e fare un qualcosa di concreto. Io amo scrivere, so scrivere, lo faccio con tanta passione, e ho voluto dedicare questo a quello che può essere un progetto. Ho scelto di scrivere una storia, di metaforizzare la tragedia e di raccontarla come se la volessimo raccontare a un bambino. Quindi l'ho fatta diventare una leggenda, una storia di angeli a lieto fine. E ovviamente i proventi di questo libro, le mie royalty, saranno devolute al 100%. E ho deciso di voler supportare, spero di poter supportarne tante in modo efficace, gli enti e le associazioni che hanno partecipato a questo. Io ho tanti amici, ho visto, ho sentito chi veramente si è dedicato a giorno e notte, risorse umane, sono stati giorni difficili, a me mi ha toccato veramente tanto quello che è successo, e quindi ho deciso di cercare di fare delle donazioni a loro, quindi a queste associazioni. Il libro è disponibile su Amazon e agli eventi di Animation, ma la cosa importante di questo libro non è solo quello che c'è scritto, ma è che è stato illustrato da bambini. Io ho deciso che una storia di angeli doveva essere raccontata con gli occhi dei più onesti che possono esserci su questa terra, e sono i bambini, certo. E quindi ci sono oltre 20 disegni, se vogliamo sfogliare il libro, fatto da bambini. Quindi abbiamo parlato di questo libro tramite il passaparola, non ho voluto fare pubblicità prima che questo libro
uscisse perché non cercavo visibilità, non volevo visibilità, e quindi lo dico solo ora che il progetto è pronto, è realizzato. E i proventi vanno devoluti interamente al 100% per le assolutamente licenze. Sì, li gestirò io, potete seguire il tutto tramite la mia pagina Facebook che è Dario Rigliaco autore, giustificherò le donazioni attraverso questa pagina appunto. Che si è prestato tutto in modo gratuito. Assolutamente, ringrazio il grafico che è Guido Callegari che si è appunto ha lavorato volontariamente e gratuitamente al progetto, ringrazio il copywriter, insomma, lo vogliamo anche nominare perché ha lavorato anche lui, Enrico Basso. E ringrazio tutti i bimbi delle associazioni e tutti i bambini che mi hanno inviato grazie alle loro famiglie i Guido disegni, Callegari, Associazione Magliolo, Associazione Magliolo 88 2.0, insomma tutte le associazioni che collaborano con noi. Quindi Amazon, il Ponte degli Angeli, costa circa 7 euro, è un gesto importante per poter fare un qualcosa di concreto, quindi lasciamo le polemiche da parte e agiamo in modo vero. Senti, volevo chiederti una cosa a te. Dici che stanno preparando un film sul ponte. Secondo me ci vorranno molti anni prima che questa avvenga, e secondo me si presterebbe anche bene per raccontare insomma la tragedia che c'è stata, però sicuramente non in tempi brevi. Spero che autori, registi, tutti lo fanno. È una materia anche molto delicata, esatto, e quindi comunque andrebbe toccata. Ne parleranno ancora tanto. Dimmi prego. Anche perché penso che il film si sta ancora scrivendo. Eh beh, certo, ancora siamo all'inizio, siamo è passato all'inizio, poco tempo, quindi chiaro. Ok, ricordiamo anche prego. Posso un attimo aggiungere? C'è un amico che ha fatto un movie, diciamo, di questo evento del ponte, ed è Fabio Giovinazzo. Non so se è da poco comunque sul mercato, diciamo, del film, cortometraggio, mediometraggio, però volevo citarlo. Certo, io penso che non sia neanche facile per tutti gli addetti ai lavori scrivere dei libri, e fare delle scenografie, pensare alla tragedia, perché ogni qualvolta insomma la pelle si è vero, perché i brividi non possono non essere presi da noi, perché comunque è una cosa che tocca tutti, una cosa che ha toccato tutti, una tragedia che non pensavamo mai di commentare, e non so neanche se qualcheduno pagherà un giorno. Luca, io penso che sarà molto difficile, ma insomma purtroppo questi malcapitati, queste persone che hanno perso la vita, non so quando verranno mai risarciti, e quantomeno il problema in Italia, hai detto benissimo tu, e poi trovare dei colpevoli, e insomma la partenza non è bellissima. Io ho una mia teoria che preferisco non dire qui, ma purtroppo questa è la verità. Comunque parliamo di cose positive, questa è una partenza, ci sono anche molti musicisti che tu conosci, certo, che si stanno attivando per questo, insomma molte anche io sto cercando di nel mio io la cosa che voglio dire la dico nel finale, che tanti si stanno prestando a organizzare eventi di beneficenza, partite di calcio. Io mi auguro che tutto questo sia veramente interamente devoluto alle persone malcapitate, agli sfollati, alle persone che hanno perso le famiglie, i propri cari, perché sennò sarebbe veramente grave, più della tragedia. Volevo ringraziare tutti, siamo in chiusura, prego Enrico. Volevo dire questo, che da quando sono in The Animation, a parte il divertimento, la famiglia, tutto quello che abbiamo detto che è reale, è vero, io ho trovato veramente amore anche verso questa città, a prescindere da quello che è successo, quello che stiamo vivendo. Io conoscendo posti, girando, si fortifica ancora di più, girando posti per il film, per altre cose, ho visto una Genova veramente bella, sì, superiore certo a tantissime altre città. Sono d'accordo, e quindi con te. Genova è veramente da scoprire. Grazie ragazzi, siamo in chiusura. Allora, l'appuntamento su Telegenova dal primo mercoledì 31 ottobre, susseguirsi di 4 mercoledì per appunto visionare loro, e non vi diciamo altro perché abbiamo detto tutto in puntata. Grazie veramente, complimenti, spero di farne parte prossimamente. Lo farai. Che dire? Un Robby, chiudo solo con lo slogan. Vai. Game of Kings, anzi, stay tuned on Game of Kings. Rimanete sintonizzati con tanta noi. Roba. Buonanotte a tutti.